In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, mercoledì 23 marzo 2023, nel centro congressi del comune di Saint-Vincent, il BIM Valle d'Aosta ha organizzato una serata sul tema carenza idrica e prospettive per il futuro. E a tal proposito ha invitato i protagonisti della gestione delle acque in Valle d'Aosta a discuterne alla luce dei cambiamenti climatici, ma anche a fronte delle nuove normative. Presidente, l'importanza di questa serata e soprattutto le finalità? Ma l'obiettivo di oggi è di far un po' conoscere il percorso che abbiamo portato avanti ormai da più di un anno come Regione e come BIM sulla nuova gestione del servizio idrico integrato, quindi il passaggio della gestione che attualmente è in capo ai comuni a una nuova società in house, quindi totalmente pubblica, che dovrà da qua al futuro gestire gli acquedotti. Gli acquedotti, adesso c'è già un ente statale che si fa carico della gestione delle acque. Com'è il rapporto con voi? Ma allora, per fortuna le acque in Valle d'Aosta sono valdostane, nel senso che noi il rapporto ce l'abbiamo con la nostra regione e questo chiaramente semplifica molto. A livello nazionale abbiamo un ente di regolazione che ci controlla, che è l'ARERA, col quale abbiamo un po' di difficoltà perché la Valle d'Aosta è molto piccola, quindi probabilmente siamo un po' gli ultimi in questo senso, però stiamo cercando di fare quello che lo Stato ci chiede, soprattutto che l'Europa ci chiede. In ultimo ci sono le concessioni. Le concessioni sono un tasto dolente. Adesso c'è una proroga a livello nazionale, però come potrebbe essere il futuro? Le holding che arrivano da fuori, fa gola, ci va, è una bella industria, quindi come difendersi? Ma qua parlo più come valdostano perché non è tanto il mio campo, nel senso che speriamo che la CVA riesca a risolvere il problema, soprattutto la regione con lo Stato, perché perdere questa opportunità di utilizzo di una risorsa che è valdostana sarebbe un peccato, proprio magari perché andrebbe in capo a società che manco sono italiane. Il rischio c'è, so che la CVA sta lavorando in questo senso qua, hanno buone speranze di riuscire a risolvere e spero che anche la regione metta in campo tutte le energie necessarie per risolvere il problema, perché non possiamo perdere la CVA. Ma lo dico come valdostano perché, come ho detto, non è un campo mio. Direttore, l'attuale situazione idrica, le prospettive per il futuro e soprattutto una spada di Damocle che abbiamo sulla testa, le concessioni dell'acqua in Valle d'Aosta. Sì, allora la situazione rispetto al 2022, che vedeva un 28% di calo rispetto all'anno prima, rispetto a un 38% nazionale, e pur essendo partita inizio anno con prospettive peggiori ancora, invece grazie alle nevicate delle ultime due settimane si sta riportando in alcune zone in linea con la media passata. Prospettive per il futuro per noi sono quelle da un lato di diversificare, cioè investire anche in altre fonti rinnovabili in tutta Italia, abbiamo un piano ambizioso di crescita, e dall'altra parte cercare di riuscire a portare a casa una proroga delle concessioni a fronte di investimenti importanti e seri, cosa che riteniamo a livello nazionale sia strategico, perché ci troviamo di fronte a obiettivi sfidanti di transizione energetica e una necessità di incrementare l'autonomia energetica, visto la situazione bellica in corso. E stiamo lavorando su tutti i fronti, se ci riusciamo partiranno ulteriori investimenti anche in Valle d'Aosta. Quello che così fa un po' pensare sono due cose. Siamo appena usciti da un caro energia che era pazzesco, che non è dato alle stelle. Comincia a mancare anche l'acqua. Capitasse di nuovo una tragedia del genere, come ci si potrebbe eventualmente difendere da una situazione così che sarà poi forse anche ingestibile? E in ultimo CVA, che fa gola a tanti, ci sono dei colossi che vorrebbero mettere le mani sulle concessioni in Valle d'Aosta, come potrebbe difendersi? Allora, è evidente che il caro energia è stato trascinato dall'aumento del prezzo del gas, che è ancora preponderante nel mix energetico di molti paesi come quello italiano. Quindi una soluzione per bloccare i prezzi è continuare a investire nelle fonti rinnovabili per fare salire nel mix energetico. Da questo punto di vista la posizione di CVA è fondamentale e investire non solo in idroelettrico ma anche nelle altre fonti per diversificare, quindi far fronte alla situazione di cambiamento climatico. Quando manca acqua c'è il sole e viceversa. Per quanto riguarda l'interesse di grandi gruppi, magari oil company, che hanno necessità di fare greenwashing, è un rischio che c'è sul mercato e è correlato alla situazione paradossale in cui si viene a trovare l'Italia, che è l'unico paese
che ha messo in gara le concessioni idroelettriche in tutta Europa. Per questo stiamo cercando di trovare una soluzione, di ottenere delle proroghe a fronte di investimenti importanti degli operatori locali, che sono una garanzia di attenzione per il territorio. Presidente, in tutto questo, diciamo, marasma, dove comincia a essere preoccupante la situazione, c'è una nota positiva. Stiamo parlando dell'acquedotto di San Vincent, che può essere preso, diciamo, come esempio. Sì, sicuramente un intervento importante sul territorio. Non è un grandissimo come importo, ma sicuramente, e non risolverà il problema idrico dell'intera Valle d'Aosta, però sicuramente nel nostro piccolo un intervento molto interessante. Cosa di particolare? In particolare, praticamente vengono prese in considerazione, adesso attualmente sul territorio di San Vincent abbiamo principalmente due sorgenti, una che arriva dal comune di Antei e una dalla Val d'Ayas, che sono scollegate tra loro. Quella di Antei serve praticamente il capoluogo, e l'altra di Antagnò, dalla parte verso la Val d'Ayas, serve principalmente la collina, e non sono interconnesse una con l'altra. Questo progetto servirà a collegare le sorgenti esistenti, che sono una decina sul territorio della collina, e quella del capoluogo, in modo che in momenti di criticità si possano, comunque il capoluogo potrà utilizzare la sorgente o da una parte o dall'altra, in modo da non rischiare di rimanere senza acqua sul territorio. Potrebbe essere preso ad esempio da altri comuni che possono avere, diciamo, questa concomitanza di sorgenti? Sicuramente sì. Assessore, acqua, agricoltura e allevamento. Quali soluzioni per mitigare il problema? Aggiungerei consorzi di miglioramento fondiario, una risorsa fondamentale per il controllo del territorio, che conoscono il territorio e che dobbiamo utilizzare per usare al meglio la risorsa acqua proprio per l'allevamento e l'agricoltura. I consorzi di miglioramento fondiario sono le sentinelle che abbiamo sul territorio ed è dunque fondamentale collaborare con loro per trovare delle soluzioni a questa crisi, che è una crisi sicuramente di portata mondiale, ma su cui con dei piccoli investimenti possiamo fare grandi cose. Un cambio oppure una introduzione di nuovi sistemi, per esempio di irrigamento, irrigamento a pioggia, piuttosto che dei bacini da mantenere in caso proprio estremo di utilizzo? Due sono i piani, uno nel breve periodo, l'altro nel medio-lungo periodo. Nel breve periodo ovviamente è necessario andare a ridurre quelle che sono le perdite e a migliorare il sistema di irrigazione, e per questo ci servono i consorzi di miglioramento fondiario, perché con loro dobbiamo lavorare in questa direzione. L'altro investimento, e invece a medio-lungo termine, è quello sui bacini, ma quello non possiamo dire che è una questione che possiamo risolvere con un'estate. Servono fondi nazionali, servono fondi europei, servono fondi regionali, serve una programmazione, per questo è necessario fare degli investimenti a medio-lungo termine. Signor Sindaco, in questa situazione un po' tragica, possiamo dire, dell'acqua, spicca però diciamo l'acquedotto di San Vincent, che bisogna prenderlo, diciamo, come esempio da portare avanti magari come aggregazione di altri comuni? Sì, noi abbiamo fatto una cosa molto semplice: non presentiamo un progetto fantastico, presentiamo un progetto che nel breve periodo ci dà un'ottimizzazione di quella che è l'acqua. Noi abbiamo tre acquedotti che non dialogano fra di loro, quello del Borgo, quello del Col di Giù e quello della Collina, e quindi laddove ci fossero delle compensazioni non si possono fare. Quindi con una cifra moderata, che sono circa 200.000 euro con un contributo del BIM, noi andiamo a far interagire questi acquedotti e metterci in condizioni non di avere più acqua, ma di usarla molto meglio. Potrebbe essere, diciamo, uno specchietto per altri comuni che magari hanno delle sorgenti vicinali, che possono magari mettersi e gestirli tutti assieme. Sì, assolutamente. Il principio è proprio quello verso il quale si va come regione, di avere acquedotti integrati tutti reciprocamente in modo da poter compensarli. Quindi laddove ci fosse un comune che non è collegato al comune adiacente, questo sarebbe una bella idea. Ci mettiamo insieme, una volta non di più io, una volta ne più te. Eventualmente un'altra, diciamo, tu da giocare potrebbe essere creare dei bacini dove fare un po' scorte d'acqua. Mi viene in mente Col di Giù, quel bel lago che c'è, potrebbe essere anche quello uno dei tanti che si possono formare in questi periodi di carestia. Sì, diciamo che sul breve periodo bisogna ottimizzare la rete, poi nel medio periodo trovare nuove sorgenti, e ci sono, e captarle,
e poi sul lungo periodo creare degli invasi, però per fare l'invaso ci va molto più tempo e non è una cosa che possiamo fare nell'immediato. Però sì, assolutamente è una delle idee che avevamo in testa, immaginare un grande invaso al Col di Giù o tanti piccoli invasi. Assessore, gli indirizzi della regione per la risorsa idrica e il territorio. Sì, ci troviamo quindi a metà della legislatura con l'avvio di un nuovo percorso, di una nuova riorganizzazione che vuole essere anche particolarmente attenta alla tematica acqua, quindi la volontà di riaccorpare insieme il Dipartimento dell'Ambiente insieme alle opere pubbliche e il territorio è già un primo segnale. Ecco che al tavolo si proseguirà il lavoro portato avanti nella prima parte di legislatura con il collega Marzi, si proseguirà con il collega Carrel, con una massima attenzione a coloro per l'uso ovviamente agricolo della risorsa acqua, per l'uso potabile e per tutto, con un'attenzione particolare anche al settore idroelettrico. Un'importanza vitale è avere l'acqua, quindi cercare di creare dei bacini imbriferi dove stoccare, chiamiamo così, dell'acqua durante il periodo che si può fare, potrebbe essere una soluzione, diversi punti sparsi in Valle d'Aosta? Sì, azione rapide da porre in atto in un immediato e poi invece azioni un po' più a lunga distanza, quindi per quel che è le azioni diciamo rapide è ovviamente contenere quelle che sono le perdite sia sul settore irriguo che su quello potabile. Siamo al mese di marzo e abbiamo già parecchi comuni che hanno dovuto ricorrere alle autovoti dei vigili del fuoco in emergenza. Poi la questione dei bacini. La questione dei bacini è stata molto dibattuta anche in consiglio regionale, dibattiti costruttivi, dibattiti finalizzati a migliorare l'attuale situazione. Con la prossima legge di assessamento andremo a portare delle modifiche per quel che è alcuni snellimenti di procedure per quel che sono i piccoli bacini. Sugli altri ecco che occorrerà ragionare, fare uno studio accurato di dove vanno fatti, come vanno fatti, ma soprattutto poi un ragionamento sulle risorse che sono importanti e che quindi non possono essere sottovalutate.